Oggi è sciopero generale, siamo alla tessitura di Mottola. Cosa? A lavorare? 115 persone. Al momento 115 unità. Poi di lavoratrici, donne. Ma di lavoratrici donne è la più o meno un 50%, più o meno. No, Tina va a parlare in momento. No, Tina, più o meno un 50% di organico femminile avevamo qua dentro, o sbaglio? No, più o meno, sarà un 40%. Una trentina, 35 su 120. Ah, ok. Diciamo un terzo. Diciamo un 40%, va. Voi da quanti anni che state lavorando? 17. Noi stiamo lavorando da aprile 2005. Quindi sono circa 17 anni. Dall'inizio, quindi. Sì. Infatti abbiamo fatto il corso a Bergamo. Sì. Abbiamo lasciato la famiglia. Quanto è durato? 3 mesi. Da novembre a marzo. 3 mesi. Da marzo 2020 che siamo in lavoro. Ha fermato subito per la pandemia. Dopo un anno ha deciso di darla in liquidazione. Cioè, ha dichiarato liquidazione perché pare che l'azienda non andasse più come doveva andare e quindi hanno deciso di chiudere. Fino a marzo 2020 la produzione era rilento. Diciamo che abbiamo avuto dei momenti di crisi, però. Non ci aspettavamo certo la chiusura perché comunque loro hanno altre aziende in Egitto e in Cecoslovacchia che stralavorano e pensavamo che fossero solo dei momenti un po' più particolari. Ma c'è stato anche in passato un rallentamento di lavoro. Qualche problema o difficoltà per il fatto che eravate donne o no, anzi no. Durante il lavoro facevate il lavoro uguale, il livello uguale, no, c'erano i livelli con le mansioni diverse. Ma questa c'è stata una disparità con le donne, no. Era solo all'interno. All'inizio siamo entrati tutti con il secondo livello e poi in base alle nostre potenzialità, in base a insomma, come servivano determinate mansioni piuttosto che altre, siamo state formate e quindi siamo riusciti ad avere livelli superiori, sia donne che uomini. Su questo non c'era disparità di nessun genere. Voi donne, il fatto di lavorare, voi siete tutte della zona? No, pure anche. Nel senso? Tutte della zona Mottola, Palagiano. Sì, diciamo che i chilometri più o meno sono quelli. Beh, c'erano anche quelle di Palagiano. Lavoro con la famiglia, i figli. Un po', ci dovevamo organizzare bene. Infatti. Perché comunque erano qui era ciclo continuo, si facevano anche le notti e quindi non era semplice poi organizzarsi con la famiglia, però ci si organizzava perché comunque il lavoro era importante, siccome era importante la famiglia, si riusciva a fare bene tutto, diciamo, perché comunque la voglia c'era di lavorare e c'è ancora di continuare a lavorare. Per quanto riguarda poi dal 18 luglio anche qua si è organizzato il presidio. Sì, siamo qui dal 18 luglio.
Su questo c'è stata anche nel presidio la presenza anche delle vostre, delle lavoratrici. Soprattutto. Abbiamo un'età un po' avanzata, perché diciamo che l'età media si aggiunta nei 40 anni, 40, 42, 43, però non siamo più grandi, però non è stato così. Dall'altro, per esempio, anche dal punto di vista proprio delle donne in generale, delle lavoratrici, noi diciamo che le lavoratrici dovrebbero andare in pensione molto prima, anche considerando il doppio lavoro che certo, normalmente certo. Si fa. E quindi in termini di fatica, di stabilità, infatti adesso c'è l'università, intanto però noi troviamo un altro lavoro. Perché adesso premetto che io la penso anche lì, preferirei. Ecco perché l'ho detto io, cioè lo spero che si riapre di nuovo con la tessitura e non con un altro settore, con un'altra azienda. Sì, ma quello che stanno quelli come li vogliono fare sono veramente piccoli che non servono. Ma di corsi? Corsi di facenza, quello che stiamo già facendo. Quello ma quello non serve. E infatti non serve a niente. Quelli della regione, quelli tra l'altro dovrebbe essere anche a pagamento, 5 euro all'ora. Però, per esempio, noi abbiamo l'esperienza dell'IVA, anche della CEMI, dell'IVA, ne hanno fatte anche questi corsi. Poi da un punto di vista di conoscenza, di apprendere, no, altri elementi tecnici, professionali, ok, no, serve. Ma dal punto di vista di finalizzazione a un'altra occupazione, a un'altra mansione, eccetera, non servono assolutamente. Cioè perché noi lo dicevo anche, facciamo l'incontro con la regione, con Caroli, per la questione della ex cioè, ma se non si la finalizzazione, come fai a diciamo non targettare il corso di formazione, se no lo fai generico, se non sai a che cosa è finalizzato. Ma ormai è una prassi che dicono che dobbiamo fare e la facciamo. Vuole essere comunque, noi siamo abituati ad essere indipendenti, vogliamo continuare a essere indipendenti e proprio per, insomma, proprio una questione genetica che la donna io penso che sia proprio più decisa nella sua età attuale. Noi diciamo che hanno una marcia in più quando lo appunto.